Pace e bene a tutti, siamo arrivati alla terza domenica di Avvento. Ormai il cammino che ci avvicina al Natale è sempre più inoltrato. Ecco che questa è una domenica speciale in cui anche il colore liturgico, cioè dei paramenti, cambia. Questo per sottolineare l'eccezionalità di questa domenica. Infatti non è più il viola il colore di cui siamo rivestiti, ma il rosa. Ecco che viene chiamata Domenica della Gioia o Domenica Gaudete. Questo nome antico deriva proprio dall'antifona iniziale con cui celebriamo questa domenica, che dice «Rallegratevi sempre nel Signore». Ecco, questo rallegrarsi, questo gioire, dà proprio il colore alla domenica. È una domenica in cui riscoprire questa dimensione essenziale della vita, la gioia, che non è semplicemente il divertimento, l'euforia del sabato sera che lascia l'amaro in bocca, ma è qualcosa di più profondo, la vera gioia che è come il fondo di un torrente. Ecco, la superficie può essere agitata, ma la gioia profonda che ci dà il Signore non muore mai, non scompare mai. Ecco che le letture sono molto ricche, ci soffermiamo solo un pochino sul Vangelo che scopriamo in questa domenica, dove torna a essere protagonista, come domenica scorsa, Giovanni il Battista. Questo personaggio che stiamo imparando a conoscere, ad amare e che in questa domenica appare in una sua caratteristica fondamentale, quella di essere una sorta di specchio. Ecco, se Gesù è la luce che viene del mondo, Giovanni il Battista è colui che riflette questa luce. Giovanni il Battista è il dito che indica il Messia. Ricordiamo tutti l'episodio in cui ai discepoli del Battista Giovanni indica Gesù dicendo: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Ecco, dimentichiamo sempre di aggiungere però la parte finale, che è quella più importante: ecco colui che battezza in Spirito Santo. Sì, il Signore non solo ci libera dai pesi, dal peccato, dalle nostre brutture, ma ci dona anche lo Spirito Santo, che è la sorgente della nostra gioia. San Paolo lo dice con chiarezza: fra i doni e i frutti dello Spirito Santo, la gioia ha un posto importante. Allora, questa domenica è anche un invito a essere testimoni gioiosi. Non possiamo mostrare agli altri di essere felici di aver incontrato Gesù, di essere stati liberati dai peccati, se non abbiamo uno stile gioioso. Madre Teresa diceva che il sorriso è il primo modo di essere testimoni. Allora sforziamoci veramente di utilizzare questo strumento essenziale, che anche se attraverso le mascherine non possiamo utilizzare tantissimo, ma anche attraverso lo sguardo degli occhi, far capire questa gioia che ci abita, la gioia profonda che, come vi dicevo all'inizio, abita un po' nel fondo della nostra anima, ma è in grado di cambiare la qualità della nostra vita. Viviamo con gioia questo periodo, nella certezza che non andrà tutto bene perché lo dicono gli slogan, ma perché siamo amati dal Signore e sappiamo che la speranza che abbiamo riposto nel Signore non ci delude. Ecco, allora con questo spirito viviamo quest'ultima parte del nostro avvento. Adesso due animatori, anche questa domenica, ci aiuteranno un po' nell'applicare alla vita personale quotidiana il Vangelo che abbiamo ascoltato. Buona domenica di avvento. Ciao a tutti, mi chiamo Alice e sono un'animatrice di un gruppo di ragazzi dell'oratorio. Come ogni settimana ti propongo alcune domande per partecipare attivamente a queste domeniche di avvento e per approfondire insieme il Vangelo. Al giorno d'oggi, a causa dei molti pregiudizi che circolano nella società, testimoniare la parola di Gesù potrebbe risultare per te, come anche per molti altri ragazzi, un atto difficile. Ti capita mai quindi di non riuscire a trasmettere questa testimonianza ai tuoi amici o ai tuoi parenti per paura o timidezza? E come si potrebbe superare questa difficoltà per permetterti di vivere appieno la vita cristiana? Inoltre, riflettendo sul Vangelo di questa giornata, come e quando trasmetti tale gioia agli altri? E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Scusate, ma dovevo troppo farlo, ho appena realizzato un sogno della mia vita. Comunque, a parte le battute, ciao, sono Emanuele, come va? Come state? Mi sa che è un po' che non ci vediamo. Comunque, sono qui per fare una piccola riflessione assieme a voi sul Vangelo della terza settimana di Avvento. Questo Vangelo gira molto intorno all'essere testimoni, e l'essere testimoni di qualcosa di più grande.
Come dicevamo prima, essere testimone è una cosa che fa molta paura ed è anche molto difficile a volte. Eppure è anche un'esperienza bellissima essere testimone e vivere nella fede. Riflettendoci, no, mi è venuto in mente che essere testimone è un po' come essere amici. Una mia amica mi ha regalato questo segnalibro qua, bellissimo, su cui c'è scritta una frase di Papa Francesco. L'amicizia consiste nel poter rivelare all'altro la verità del cuore. E secondo me essere testimoni non è molto diverso, anzi, forse attraverso la nostra testimonianza noi possiamo dire la verità. La domanda che mi facevo è, io cerco questa verità, mi rendo conto di quanto sia preziosa questa verità. E poi mi rendo conto che essere testimoni può migliorare la mia vita, migliorare la vita di chi mi sta attorno. Mettete like, condividete, iscrivetevi al canale. Scherzavo. Comunque, grazie per avermi ascoltato e ci vediamo.